Siamo tutti ormai entrati nel mood vacanziero, anche il mercato automobilistico, o quasi, perché anche nel caldissimo mese di luglio continueranno ad arrivare nelle concessionarie italiane nuovi modelli. Ecco la tripletta in arrivo, decisamente degna di nota. Ne parliamo da anni, finalmente possiamo acquistarla. A luglio arriverà nelle concessionarie italiane la nuova Alfa Romeo Tonale. Ve ne avevamo svelato i segreti prima di provarla su strada. Adesso vi diciamo che potrebbe essere vostra a partire da 39.000 euro nella speciale versione di lancio con motore da 130 cavalli. La si compra e si parte subito all'avventura. A luglio arriva sul mercato anche la nuova Jeep Grand Cherokee. Il famosissimo fuoristrada si è rifatto completamente il look e non solo quello. In Europa la nuova Grand Cherokee arriverà esclusivamente con motore ibrido plug-in a partire da 82.000 euro. Proseguiamo con le avventure fuori strada. Ultimo ma non ultimo arrivo di questo caldo luglio è la Range Rover Sport, che ha fatto il suo debutto in grande stile mostrandosi per la prima volta mentre scalava un torrente allagato. Oggi la trovate all'asciutto negli showroom italiani con listini a partire da 95.300 euro. E voi trascorrerete le vacanze a bordo di un'auto nuova di zecca o resterete fedeli alla cara vecchia auto di famiglia? Fatecelo sapere nei commenti e leggete fleetmagazine.com per non perdervi neppure una novità del mondo dei motori.